Mister Bianco della Giovanile Centallo, dopo un 1-0 contro il Saluzzo, difficile vittoria per gli ospiti quest'oggi. Ti chiedo che partita è stata per un Centallo che ha tenuto molto bene il campo, ha concluso poco davanti alla porta. Ti chiedo cosa è mancato quest'oggi forse alla Giovanile. Innanzitutto abbiamo affrontato una squadra importante, che è detta di tutti tra le favorite, ma direi che è una squadra che in fase difensiva è molto forte, molto strutturata e ha giocatori decisamente esperti. E si è visto. Primi 20 minuti abbiamo fatto anche un po' fatica, ci sono stati due gol annullati a loro per fuorigiochi, abbastanza netti mi sembravano onestamente. E poi la partita si è incanalata in un equilibrio, direi che anzi il secondo tempo, se c'è una squadra che ha avuto un po' più di prevalenza territoriale, siamo stati noi. Purtroppo ci manca sempre l'ultimo passaggio, ogni volta che c'è da fare un passaggio giusto per mandare un compagno al tiro, o è troppo lungo, o c'è un rimpallo, o è troppo corta, o sbagliamo lo stop. Sta capitando un po' quello. E detto questo, ripeto, secondo tempo Saluzzo ha creato veramente poco, ci ha fatti gol su un cross, 8 gol, quindi è abbastanza sfortunato anche direi. Penso che oggi il risultato del pareggio sarebbe stato sicuramente il risultato più giusto. Visto un campionato molto intenso, difficile, questo del girone B di eccellenza, ti chiedo quale può essere la chiave per risolvere questo periodo un po' altalenante per il Ma non lo Centallo? so, abbiamo delle difficoltà ovviamente, perché se abbiamo 11 punti in 9 partite vuol dire che ci sono delle difficoltà. Abbiamo giocatori importanti come Tallone, come Bergesio ancora fuori, giocatori come Rocca, che è un giocatore che ci deve dare un po' di qualità, che sta recuperando da un lungo infortunio ma non è ancora pronto. Oggi si è fatto male Armando, diventa abbastanza difficile perché poi i giovani ci mettono impegno, assolutamente, ma poi alla fine un po' l'esperienza e i giocatori che hanno fatto anni le categorie servono. Però dobbiamo lavorare, continuare, sappiamo che è un campionato difficile, dobbiamo entrare nell'ottica di fare punti per cercare di stare nella zona media della classifica, perché se poi rischiamo di essere risucchiati nelle zone basse, poi diventa tutto più complicato. Devo dire che a livello di atteggiamento fino all'ultimo minuto ci abbiamo creduto, abbiamo messo in difficoltà anche il Saluzzo, però ripeto, non è un momento in cui le cose girano anche molto bene. Oggi, domenica scorsa si vinceva 2-0 e abbiamo subito gol, ho rivisto il rigore, è sembrato, cioè non mi è sembrato, è un rigore imbarazzante e comunque l'abbiamo subito. Oggi subiamo gol su un autogol su un cross. Il nostro giocatore più esperto, bravissimo di testa, la colpisce male e finisce nell'angolino. Sono episodi un po' strani, speriamo che inizino a girare. Poi ovviamente dobbiamo migliorare noi in qualità e soprattutto in fase offensiva. Grazie mille, mister. Grazie a Grazie, voi. mister.